Il mercante di topi, diligenza e gratitudine. C'era una volta un importante consigliere di un certo re che si stava recando a una riunione con il re e altri consiglieri. Con la coda dell'occhio vide un topo morto sul ciglio della strada. Disse a coloro che erano con lui: anche da un piccolo inizio come quello di questo topo morto, un giovane energico potrebbe costruire una fortuna. Se lavorasse sodo e usasse la sua intelligenza, potrebbe avviare un'attività e mantenere moglie e famiglia. Un passante sentì l'osservazione, sapeva che si trattava di un famoso consigliere del re, così decise di seguire le sue parole, raccolse il topo morto per la coda e se ne andò con lui. La fortuna volle che, prima ancora di aver percorso un isolato, un negoziante lo fermasse. Gli disse: «Il mio gatto mi ha tormentato per tutta la mattina, ti darò 2 monete di rame per quel topo». E così fu fatto. Con le 2 monete di rame comprò delle torte dolci e le aspettò sul ciglio della strada con un po' d'acqua. Come si aspettava, alcune persone che raccoglievano fiori per fare ghirlande stavano tornando dal lavoro. Poiché erano tutti affamati e assetati, si accordarono per comprare dolci e acqua al prezzo di un mazzo di fiori per ciascuno di loro. La sera l'uomo vendette i fiori in città. Con una parte dei soldi comprò altre torte dolci e tornò il giorno dopo per venderle ai raccoglitori di fiori. Questo andò avanti per un po', finché un giorno ci fu una terribile tempesta con forti piogge e forti venti. Mentre passando per il giardino di piacere del re, vide che molti rami erano stati staccati dagli alberi e giacevano tutti intorno. Allora propose al giardiniere del re di ripulire tutto per lui, se avesse potuto tenere i rami. Il giardiniere pigro accettò subito. L'uomo trovò alcuni bambini che stavano giocando in un parco dall'altra parte della strada. Furono felici di raccogliere tutti i rami e le sterpaglie all'ingresso del giardino di piacere, al prezzo di un solo dolce per ogni bambino. Arrivò il vasaio del re, che era sempre alla ricerca di legna per il suo forno di smaltatura. Quando vide le cataste di legna che i bambini avevano appena raccolto, pagò all'uomo un buon prezzo e mise in palio anche alcuni dei suoi vasi. Con i profitti ottenuti dalla vendita dei fiori e della legna da ardere, l'uomo aprì un punto di ristoro. Un giorno tutti i tagliaerba della zona, che stavano andando in città, si fermarono nel suo negozio. L'uomo offrì loro gratuitamente dolci e bevande. I clienti furono sorpresi dalla sua generosità e chiesero: «Cosa possiamo fare per voi?» Lui rispose che non c'era nulla da fare per loro, ma che li avrebbe informati in futuro. Una settimana dopo, venne a sapere che un commerciante di cavalli stava arrivando in città con 500 cavalli da vendere. Così si mise in contatto con i falciatori d'erba e disse a ciascuno di loro di dargli un fascio d'erba. Disse loro di non vendere erba al mercante di cavalli finché non avesse venduto la sua, in questo modo da ottenere un ottimo prezzo. Il tempo passava, finché un giorno, nel suo negozio di alimentari, alcuni clienti gli dissero che una nuova nave, proveniente da un paese straniero, aveva appena gettato l'ancora nel porto. Vide che questa era l'opportunità che stava aspettando. Pensò e ripensò finché non gli venne in mente un buon piano d'affari. Per prima cosa si recò da un amico gioielliere e pagò a basso prezzo un anello d'oro molto prezioso con un bellissimo rubino rosso al suo interno. Sapeva che la nave straniera proveniva da un paese che non possedeva rubini, dove anche l'oro era costoso. Così diede il meraviglioso anello al capitano della nave come anticipo sulla sua commissione. Per guadagnare questa commissione, il capitano accettò di mandare tutti i suoi passeggeri da lui come intermediario. Egli li avrebbe poi condotti nei migliori negozi della città. A sua volta, l'uomo ottenne che i mercanti gli pagassero una commissione per avergli mandato dei clienti. Agendo in questo modo come intermediario, dopo l'arrivo in porto di diverse navi, l'uomo divenne molto ricco. Soddisfatto del suo successo, si ricordò anche che tutto era iniziato con le parole del saggio consigliere del re. Decise quindi di fargli un regalo di 100.000 monete d'oro. Si trattava della metà del suo intero patrimonio. Dopo aver preso gli opportuni accordi, incontrò il consigliere del re e gli consegnò il dono insieme ai suoi umili ringraziamenti. Il consigliere rimase stupito e chiese: «Come hai fatto a guadagnare così tanto per permetterti un dono così generoso?» L'uomo gli disse che tutto era iniziato con le parole del consigliere stesso non molto tempo prima.
Esse lo avevano condotto a un topo morto, a un gatto affamato, a torte dolci, a mazzi di fiori, a rami d'albero danneggiati da una tempesta, a bambini nel parco, al vasaio del re, a un punto di ristoro, a erba per 500 cavalli, a un anello di rubino d'oro, a buoni contatti d'affari e infine a una grande fortuna. Sentendo tutto ciò, il consigliere reale pensò tra sé e sé: non sarebbe bene perdere il talento di un uomo così energico. Anch'io ho molte ricchezze e la mia amata unica figlia. Dato che quest'uomo è single, merita di sposarla. Così potrà ereditare le mie ricchezze oltre alle sue e mia figlia sarà ben curata. Tutto ciò avvenne e dopo la morte del saggio consigliere, colui che aveva seguito il suo consiglio divenne l'uomo più ricco della città. Il re lo nominò consigliere. Per tutta la sua vita donò generosamente il suo denaro per la felicità e il bene di molte persone. La morale è: con l'energia e la capacità, la grande ricchezza nasce anche da piccoli inizi.